I semi che io traggo dalle piante che coltivo danno poi piante molto più resistenti e adattate a questo specifico terreno, a questo specifico clima, esposizione. E negli ultimi 80 anni il pubblico è stato formato in modo tale da convincersi che i prodotti migliori fossero quelli più grossi, quelli più colorati, quelli più uniformi, e con il passare delle generazioni si sono dimenticati completamente di altre varietà molto più saporite, magari più brutte, magari più difficili da sbucciare o da cucinare, ma che erano e sono tutt'oggi varietà molto più ricche di sali minerali, di nutrienti. Il mondo invece sta spopolando l'abitudine di rendere illegale l'autoproduzione dei semi. L'Australia l'ha fatto poche settimane fa, l'Argentina l'ha fatto qualche anno fa e la cosa pochi anni fa è stata al vaglio anche dell'Unione Europea. Io qui ho un tesoro che nel momento in cui lo renderanno illegale dovrò nascondere da qualche parte, perché non ho nessunissima intenzione di ritornare a comprare semi selezionati da chi che sia. La motivazione che gli sta dietro è quella di riuscire a controllare e far sentir controllati ancora di più le popolazioni. Se io riesco a controllare la coltivazione del mondo vegetale, a quel punto lì riesco a controllare tutto il resto, fino alla salute umana.